Monte Sibilla che si ambienta la mia storia. Monte Sibilla è la montagna sacra del nostro paese, non sono in molti a conoscerla. Sostanzialmente noi marchigiani, mi ritengo anche io un po' marchigiana, siamo chiusi e quindi non ci promuoviamo abbastanza. Ho passato gli ultimi anni, perché questo libro è cominciato, l'idea di questo libro è cominciata quasi 10 anni fa, e mi sono ritrovata per caso tra quelle montagne e sono rimasta affascinata da quei luoghi e mi sono chiesta com'è possibile che letterariamente, nella letteratura poco si conosce questa incredibile dimensione. La storia del mio romanzo racconta di un viaggio di un padre e di una figlia che non si parlano tanti anni. Il padre, Oliviero De Angeli, è un artista diventato famoso negli anni 70 con le sue sculture in gesso, quelle figure diafane e potenti che però nascondono un segreto. Viola, in realtà, il padre non lo conosce, sono tanti anni che si è difesa da questo padre eclettico, questo personaggio imprevedibile, e quindi per difesa e per paura dell'abbandono l'ha sempre tenuto fuori. Ma il mio romanzo comincia con l'arrivo di Oliviero nella vita di Viola, perché in qualche modo ha bisogno di raccontare alla figlia la verità sulla sua storia. Sente di aver tradito e di non aver amato abbastanza le persone che in realtà l'hanno amato, ma il suo più grande rimpianto è quello di non essere stata sincero sin dall'inizio con la figlia. E così cominciano questo viaggio. Lui ha bisogno di tornare a Monte Monaco. Perché ha bisogno di tornare a Monte Monaco? Perché in realtà ha amato una donna in tutta la vita e quella donna non era sua madre. Una donna di cui lei non sa nulla e che in questo momento vive in una dimensione sospesa, perché è distesa sul letto in coma. E lui, che ricorda quando era bambino questa figura che si ispira a Pasqualina Pezzola, che nel mio romanzo si chiama Eufrasia, e vive a Foce, in questo paesino incastrato tra le montagne, e vuole andare lì anche se non crede fino in fondo che lei sia in grado di poter parlare con le persone che dormono, ma vuole sapere se ci sono speranze che lei possa svegliarsi e possa tornare a sorridere. E così intraprendono questo viaggio, che però è un viaggio di recupero di un rapporto, e anche da parte di Viola di un recupero di una dimensione invisibile. Questo romanzo è un po' il mio libro magico. Io l'ho scritto sentendo che c'erano delle coincidenze, dei dettagli che mi spingevano a seguire un percorso che avevo la sensazione che fosse già stato tracciato in qualche modo. Perché questo romanzo cerca di raccontare il misticismo che appartiene a ognuno di noi, le nostre ascese e le nostre cadute, la capacità di rialzarci e di elevarci, perché come sanno i vecchi saggi che risalgono le montagne sacre del pianeta, non esistono orizzonti invalicabili che non si espandano mano a mano che si ascende. E salire è un po' come lasciarsi cadere, in entrambi i casi è necessario il più assoluto abbandono. Spero che anche voi vi abbandoniate.